La Juventus potrebbe aver trovato il suo rinforzo a centrocampo? Beh, scopriamolo oggi qui su FCM News Sport perché ci sono novità molto interessanti per quanto riguarda il futuro della Juventus, ma soprattutto il centrocampo bianconero. E quindi andiamo a scoprire tutto qui sul canale, che vi ricordo essere uno dei pochi sulla piattaforma, essere totalmente gratuito, non vi costa letteralmente nulla seguirci, dovete iscrivervi che è gratuito, non ci sono abbonamenti, lasciate un like ai contenuti e supportateci ogni giorno, mi raccomando, perché ci sono continui aggiornamenti. Ogni giorno troverete novità sul mondo Juve, anche sulle altre squadre, sugli post partite, insomma sarà un 2004 pieno di novità e quindi seguiteci. Andiamo alla notizia, perché c'è una Juventus che sappiamo avere necessità di rinforzi a centrocampo, l'abbiamo detto, una Juventus che senza Fagioli, Pogba ha bisogno inevitabilmente di rinforzi, ma c'è un ma. Perché? Perché la Juventus potrebbe aver trovato e potrebbe avere tra le mani un talento che sì, può essere davvero l'arma in più di questa Juventus, che è un giocatore che abbiamo visto da poco, perché appunto ha fatto anche il suo esordio, e stiamo parlando di un giocatore di cui dobbiamo assolutamente parlare e capire se effettivamente può essere il vero e proprio rinforzo per la Juventus, che è Ngonge, giocatore che viene direttamente alla Next Gen, che potrebbe evidentemente a breve fare il grande salto in prima squadra. Perché Juventus, grazie al settore Next Gen, ha questa grande possibilità, cioè di attingere al settore dei giovani. Ma che giocatore è Ngonge? Cerchiamo di capire effettivamente quali sono le sue caratteristiche. Perché è un ragazzo di cui si parla poco e va soprattutto analizzato per bene. Intanto andiamo dalle caratteristiche proprio tecniche e anche da quelle fisiche. Perché secondo me lui è uno che associa molto bene la qualità con una struttura fisica imponente. Perché stiamo parlando di un giocatore che tecnicamente c'è, ma anche a livello fisico. Secondo me è un giocatore valido. Facciamo un esempio: c'è un giocatore come Miretti, può essere tecnicamente discreto, ma secondo me fisicamente ancora gli manca qualcosa per poter dire la sua. O magari anche un giocatore come Huijsen, un giocatore che diciamo lascerà la Juventus in prestito. Secondo me, già tecnicamente, ma anche a livello di posizione, è un giocatore ottimo per fare il grande salto. Secondo me dovrà prendere qualche chilo e quindi essere un po' più strutturato fisicamente parlando. Un limite che ha questo ragazzo, parliamo di Ngonge, è: tecnica va bene, fisico va bene, da un punto di vista caratteriale deve ancora migliorare, ed è per questo che non ha fatto ancora il grande salto, perché se avesse una testa da gran bel giocatore, secondo me sarebbe già in prima squadra, sarebbe già nettamente in prima squadra. Lo stesso Montero in primavera l'aveva bacchettato più e più volte, indicandogli proprio la strada da perseguire, ma lui non la perseguiva, perché è chiaro che deve esserci una gestione più attenta, soprattutto con i giovani, e secondo me nei giovani la differenza non la fanno tanto i piedi quanto la testa. Cioè, tu puoi essere un giocatore molto valido, ma se ti manca la testa e l'attenzione a quello che è il campo, puoi perderti. Se invece di contro sei un giocatore che tecnicamente ha dei limiti, ma hai una testa da giocatore che ci crede realmente, secondo me puoi andare in fondo. Stiamo parlando di un talento cristallino che la Juventus ha scoperto qualche tempo fa dall'Anderlecht, quando era ancora, diciamo, nel pieno della sua adolescenza. Stiamo parlando di un ragazzo che secondo me ha le qualità per poter diventare un signor giocatore. E tra l'altro lui aveva scelto la Juventus perché il suo idolo da ragazzino era Paul Pogba, quindi non uno qualunque, stiamo parlando di uno che lui vedeva come il suo grande idolo, ecco. In questo momento sembra essersi consolidato un bel rapporto tra Ngonge e Rabiot. E sì, perché con Pogba ha potuto allenarsi, ma secondo me è veramente molto poco. E ultimamente sembra che lo stesso Rabiot stia dando molti consigli al ragazzo. Cioè, sembra quasi che Rabiot lo abbia in qualche modo, lo stia consigliando come un giocatore con cui potersi confrontare. E Ngonge sta evidentemente approfittando di questo tipo di amicizia. Sappiamo che non è partito con la Salernitana, titolare, vedremo nella prossima, vedremo nelle prossime. Però stiamo parlando di un ragazzo che ci dicono dalla Continassa essere un giocatore su cui Allegri, non dico che punta al 100%, perché sennò l'avremmo già visto. Però in questa situazione un giovane come Gonge potrebbe dare quelle qualità, ma soprattutto quell'aiuto in più che magari non è arrivato da altri giovani. Faccio riferimento proprio allo stesso Miretti, che spesso nomino, perché è un giocatore che secondo me ancora non ha quella maturità calcistica che consente di essere un giocatore da Juventus. E in questo momento l'esordio dal primo potrebbe arrivare molto presto. Come detto, Miretti, secondo me, ha una testa che va,
però ha dei limiti da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista di personalità, che non lo fanno spiccare. Ecco, Ngonge ha problema di testa, nel senso che non è concentratissimo sul pezzo, ha qualche limite caratteriale, cioè una testa un po' calda, ecco, per intenderci. Però a livello di leadership e di personalità ne ha di più di Miretti. Cioè, cosa voglio dire? Che magari ti può fare la bravata fuori dal campo, faccio un esempio, che noi consenti di essere al 100% in campo. Ma quando in forma e quando soprattutto c'è, a livello di personalità è uno che si va a prendere il pallone senza paura, nonostante la giovane età. In una stagione come questa, dove gli spazi sono ridotti, secondo me in Coppa Italia ci può essere dello spazio, ma sicuramente è un giocatore che può dare qualcosa in più a questa Juve. Da giovane, qualche anno fa, era considerato un piccolo Davids. Ora, io francamente questi paragoni li eviterei, perché francamente paragonare Davids, secondo me, a qualsiasi giocatore di questa generazione, francamente lo eviterei, perché Davids è un unico giocatore che ad oggi, messo in questo contesto di questo calcio attuale, sarebbe, non lo so, forse uno dei primi tre al mondo, personalmente. Ai tempi era uno quasi dei tanti, perché c'era tantissima concorrenza in quegli anni là, perché secondo me il livello del calcio si è abbassato terribilmente, il livello qualitativo del mondo del calcio. E quindi oggi David sarebbe, secondo me, uno dei primi due, tre centrocampisti, non me ne vengono molti migliori attualmente in mente, migliori di lui. Ai tempi ce n'erano 10, 15 almeno migliori di lui. Questo vi fa capire quanto il calcio purtroppo è andato a fare passi indietro. Ma ci dicono dalla continuazione che lui sta sicuramente migliorando questo aspetto caratteriale, perché ha capito che Allegri comunque sta cercando di migliorarlo in questo aspetto. Cioè Allegri piace, ma continua a dire anche nelle conferenze che se mette la testa a posto è un giocatore su cui punto, quindi si sta cercando, anche l'entourage del ragazzo, ma anche e soprattutto quello che è il contesto che gli gira attorno, di fare capire: guarda che se tu migliori a livello di mente, Allegri ti porta in prima squadra e tu puoi essere il rinforzo. Perché ricordiamoci che la Juventus si sta guardando intorno sul mercato. Però potrebbe anche capitare che le occasioni non si vengano a creare, la Juventus non mette a segno nessuna cessione, e quindi a quel punto sarebbe difficile fare il mercato, perché se nessuno ti vende giocatori in prestito con diritto, e se tu non vendi nessuno, è difficile fare mercato, è difficile andarsi a confrontare con un mercato che invece richiede necessariamente degli investimenti. La Juventus di investimenti in questo momento non ne può fare, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la Juventus potrebbe essere costretta a attingere al suo settore giovanile, a attingere alla next gen, e quindi portare in prima squadra giocatori come Ngonge e Moende, che potrebbe essere un rinforzo importante e potrebbe dare a questa squadra quella fisicità, ma anche quella qualità che in questo momento necessita. Molti hanno detto viene fuori Pogba, entra Ngonge, che è uno dei giocatori che lo ricorda di più. Anche qui andiamo piano con i paragoni, andiamo piano con tutto questo, perché come detto è un giovane e che magari potrebbe anche montarsi un po' la testa, quindi piano con i giudizi. Dico semplicemente però che questo ragazzo potrebbe, secondo me, rientrare nella gerarchia della prima squadra, visto anche il livello attuale del centrocampo. Cioè non credo ci sia talmente tanta quantità che uno come Ngonge potrebbe non giocare, anzi secondo me può giocare tranquillamente. Ma ripeto, l'aspetto caratteriale è un aspetto che serve per migliorare, serve assolutamente per fare il salto in avanti verso quella che è la prima squadra. Staremo a vedere. La domanda che vi faccio a questo punto è: lo mettereste in prima squadra? Io vi dico la mia. Io lo metterei in prima squadra e manderei in prestito Miretti, personalmente. Perché a Miretti serve un percorso di crescita importante e, per esempio, il Monza o l'Udinese potrebbero essere squadre giuste, mentre Ngonge, se questa comincia a farla funzionare seriamente, può essere uno, la prima squadra.